chiamerà. Soffrirà così, nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il tuo cuore sa che vivo per te. Conosci me, se tu ti stai per me, tienti stretta a me. Prima 1958-59 aveva inciso il primo disco con una canzone che gli era stata regalata, pensate, da un nostro concittadino, grande cantante chitarrista Ugo Calise, e la canzone si chiamava Non è peccato. Grazie, non l'abbiamo provata questa qua, però è peccato, ma questa è del 58. Allora, se per gli anni 70 se ne parlerà l'anno prossimo, per gli anni 50 non so come faremo. Vorrei tornare un paio d'anni indietro anche con l'età, ecco, per poterveli cantare, ma comunque vabbè, non fa niente. Che era bella, scusa maestro, faccio solo una cena. Se ti suoni il suono che fa, non è peccato. Questo era per il programma, ma noi avevamo preparato una canzone di Nico Fidelli, che era un altro boom degli anni del 1961. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello, di sabbia, così tu, nella nebbia, più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. La nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà, e mai più freddo sentirà. Tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio. Ospite del salotto di Teleischia questa sera è Nicola Pantalone. Nicola Pantalone lo conoscete tutti, ma stasera non sarà solamente in veste di cantante, ma sarà un po', diciamo così, il menestrello per noi, perché da una parte ci canterà delle bellissime canzoni in un video che abbiamo realizzato qui nei luoghi di Ischia, dall'altra parte ci parlerà anche della vita che si svolgeva in quei luoghi negli anni 60, e
poi, essendo Nicola un appassionato di cultura in generale, ci farà anche da lettore. Leggerà alcune poesie di una raccolta che si intitola Un'isola, Ischia, un'isola di poesia, che raccoglie appunto alcuni poeti che insomma si sono uniti in questa iniziativa e hanno pubblicato le loro liriche. Tra l'altro, tra uno di questi poeti, Luciano Somma, ha realizzato anche una canzone con Nicola, Ci sono già giusto? Già due due. canzoni, Vogliamo sì. parlare di queste canzoni prima di affrontare poi di petto la lirica? Ma una di queste è una canzone d'amore, naturalmente, il solito che viene abbandonato non la trova più e quindi resta male. Ma la seconda invece è una canzone un poco più, diciamo, attenta, perché considera che tutta questa vita che noi viviamo tutti i giorni è un po' una guerra. E allora, vabbè, la sentiremo poi quando sarà il momento. Voglio dire che sono stato, molto probabilmente voi avreste voluto un attore a recitare queste poesie, e io sono stato un po' costretto da averla qui, non si può dire di no. Però comunque non mi considerate uno che vuole leggere le poesie, guai. Io sono un cantante. Vabbè, ma comunque Sono in ami la prestito. poesia, hai dato prova proprio perché comunque L'amo moltissimo, sei l'amo e la attento. rispetto. Difatti, ho letto un momento queste poesie di questi bravissimi, moderni poeti e vedo che veramente c'è una qualità altissima. Per cui sono contento di leggerle, ma non sono così bravo, Allora, ecco. non fare il modesto. Allora, nella seconda parte invece del nostro programma andrà questo video che abbiamo realizzato con Nicola. Questo video fa tappa in quelli che sono stati i luoghi mitici degli anni 60. Poi lo vedremo insieme. Intanto volevo che Nicola così brevemente ricordasse quell'atmosfera. Sì, più che altro i locali notturni, perché io ho iniziato nel 1958 a cantare, un po' come Peppino Di Capri, solo vabbè, lui ha avuto un altro tragitto umano e di grande professionalità. Io sono stato un piccolo, piccolo grande professionista, nel senso che continuo a lavorare anch'io e lavoro con soddisfazione. E, abbiamo visto i luoghi della memoria. Cioè, per esempio, i locali belli, dopo lo vedremo. Me ne sono dimenticato uno veramente, il locale in cui ho suonato anche, in cui sono stato veramente felice di suonare, ed era il Bikini Club di Schiaporto, dove c'è adesso lo Yacht Club. E lì c'era un bellissimo locale, meraviglioso, dove ogni sera 400-500 persone venivano, ascoltavano musica, ballavano e poi alla fine si andava a mangiare da boccia. Il pane con la mortadella, Ah, bello però, caldo, insomma, questi sono attenti ricordi, anche alle cose cioè, e come no, buone. e come no. Senti Nicola, le parole di una canzone molto spesso sono vicine alla poesia, che pensi? Non tanto, io penso che la poesia sia veramente distinta. Ci sono alcuni compositori diversi che possono essere musicabili, che però sono sempre un po' costretti a non essere poesia veramente perché c'è la musica che li costringe a camminare in un certo verso. La poesia è altra cosa, la poesia è filosofia pura e invece poi la musica condiziona dei versi che possono essere anche bellissimi. Vogliamo leggere allora qualche poesia da questa antologia Ischia, un'isola di poesie, in modo da dare proprio prova che tu non sei solamente un bravo cantante, ma anche un bravo attore. No, io ci provo, ma togli quel bravo. Partiamo E togli allora. pure l'attore, che alla fine, insomma. Leggo un po' di fogli qui da leggere un po' di poesie. Questa qui sono due poesie di Roberta Panizza, una brava, bravissima poetessa trentina. Pensate. Che gelido crepuscolo di sogni in questa notte d'ombre senza luna. Scivola il suo canto antico il vento su dune di pensieri lasciati bianchi ad aspettare. Qui c'era il sole. Ed è un sussurro di silenzi in lenta ascesa, il tepore lieve su questo inerte fiume d'onde. La terra calda ancora sorride, se solo ancora durerà il ricordo. E questa si chiama Notte di deserti. Ora c'è un'altra che si chiama Tra Capri e Sant'Angelo, sempre di Roberta Panizza. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre ai vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace.
Rinunci al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. E questa è Molto Roberta brava, Panizza, molto brava. Senti davvero. Nicola, ti volevo chiedere, facendo poi un po' avanti e indietro tra questi due nostri temi, no? Certo. Quando voi eravate, diciamo, molto giovani, c'era questo grande entusiasmo per la cultura, voi vi davate molto da fare. Che cosa, come vedi, diciamo, il paragone con le generazioni attuali? Ci vedi lo stesso interesse? Senti, io non intendo fare questi paragoni, sai perché? Perché si è sempre detto che ai miei tempi andava meglio. E invece non è così, secondo me. Il mondo cambia, le usanze cambiano. Sicuramente non cambiano i giovani. Per cui i giovani hanno questa grande disponibilità ad apprendere, ad amare la cultura, ad amare la comunicazione. Ora dipende dalla comunicazione, dalla cultura, se riescono a farsi amare dai giovani. Per cui io non dico che, io penso che i giovani di oggi siano dello stesso livello, se non migliori, dei giovani di ieri. È che bisogna vedere il messaggio che gli si manda, a che livello sta. Allora, continuiamo con la nostra carrellata di poesie. Che cosa hai lì? È un Bruno Dalle... Mancini, non so se lo conosci, ma non vogliamo parlarne, che ha scritto due cose meravigliose, secondo me, anche perché è mio amico e quindi. Non è vero, sono veramente belle. Una si chiama Davanti al tempo. Vanire in dolcezza di forma, sospesa apparenza, nel gorgo di volute fughe è l'ultimo ponte. E tutto si genera nuovo, sparso tra fossili, addii. Poi l'ombra assorbe. Ora che odi lo schiudersi dell'albero, stimoli, palpiti, inganni. Acuminata nullità, passione senza pensiero. Un'altra ancora? Come Eh sì, si hai intitola? visto che poi non sono così un bravo, bravo, bravo attore, ma Sei comunque, bravo, dai. quel giorno avrai 20 anni, quel giorno avrai 20 anni e non vorrai più niente oltre la mano della tua bambola di pezza che ti accompagni invisibile e muta, invisibile e muta. Dal primo chicchirichì del primo gallo, dal primo spiumacciare del primo canarino, dal primo sbiadire della prima stella. Le stelle, il gallo, il canarino. Lasciatemi pensare a questo giorno. Avrà l'età di una sorgente e il tuo futuro vorresti forse fermo? Fermo nel bacio sulla guancia dall'orsacchiotto bruno che ti avvicina maestoso e fiero. Maestoso. E fiero, dal sapore di mille profondi graniti, dall'odore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza. Graniti, radici, purezza. Aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, di fianco, in alto, sopra e sotto, la bambola di pezza e l'orsacchiotto bruno, di fianco, in alto, sopra e sotto, le stelle, il gallo, il canarino. Sarò graniti e zolle, radici e fiore. Sarò soltanto chiarore trasparente nel tuo sorriso. Avrai 20 anni e non vorrai più niente. Avrai l'età di una sorgente. Nicola, ma tu sei Bruno bravissimo. Mancini, bravissimo. Adesso leggiamo qualche cosa di Luciano Somma. Luciano Luciano Somma è... Somma è un personaggio vulcanico. Io ho avuto modo di conoscerlo attraverso proprio Bruno. E dico la verità, ho visto una persona, diciamo, che ha più anni di me. Ma che è un entusiasmo di un ragazzo. E lui vive quasi attaccato al computer, non è una cosa brutta, perché lui. Grazie.
Allora, buonasera, ci troviamo a Ischia, nel bellissimo Parco Verde, in proprietà della famiglia Cuomo. La famiglia Cuomo, mostrando una grande lungimiranza e una grande competenza negli affari e nell'arte e la cultura in generale, ha fatto sì che il Parco Verde diventasse una casa della cultura, le Nois. Le Nois, parola italianissima, è acronimo delle nostre isole. Si tratta di un progetto culturale ideato dal poeta e scrittore Bruno Mancini con la direzione artistica di Roberta Manizza. È una serie di... Bruno ama definire... Cioè, si è creata una tribù, come ama definire Bruno, oppure un gruppo. A realizzare questo sogno nel secondo tempo della tua vita. Sì, si direbbe così. Comunque è bello iniziare in questa epoca della seconda parte della mia vita, perché mi ha dato la possibilità, diciamo, insomma, di poter realizzare delle sue opere. Io dico opere perché sono delle poesie in musica, e ha creduto in me, quindi ho cercato di dare il meglio di me stessa a realizzare e quindi interpretare delle bellissime canzoni come Oltre il cielo, oltre il mare e Adesso che vai via, che le ha sentite e quindi mi ha incoraggiato ad andare avanti con la mia carriera. E dopodiché ho avuto anche delle proposte abbastanza belle, cioè sto realizzando delle manifestazioni musicali. Bruno Mancini, che mi ha dato fiducia e quindi mi ha dato la possibilità di poter partecipare a questo evento e quindi facendo parte di questo mondo Mancini che si chiama Le Nois. E anzi, ringrazio tutti i partecipanti, quindi ringrazio te Marina e anche la presidente Roberta Panizza e quindi la direttrice artistica e saluto tutti i componenti di questo meraviglioso gruppo e
mi ha dato questa possibilità di poter esibirmi e quindi allora i tuoi primi contatti sono stati, abbiamo detto, Luciano Somma, poi passiamo a Bruno Mancini con il progetto Renois, che ti ha visionata, ha visto le tue qualità e quindi ti ha invitato a partecipare a una serie di eventi. Sì. Andiamo avanti adesso, che altro stai facendo? Adesso sto facendo un progetto, il mio desiderio è di realizzare un mio edito e quindi a cercare di realizzare questa mia possibilità di poter fare un inedito. E ho fatto un CD, una compilation, dove c'è un brano che si intitola Io domani, di Marcella Bella, però con un nuovo arrangiamento, e quindi penso che sia, ecco, una realizzazione di un progetto che possa essere un monito per poter realizzare anche delle cover, però in un modo un po' più speciale, cioè, perché ovviamente la musicalità, la cosa è personale, quindi io non, cioè, quando canto mi viene, ho il desiderio quindi di interpretare le mie canzoni a modo mio, quindi a modo della mia interpretazione. Farli tue. Esatto, farli mie. E piace moltissimo anche la canzone napoletana, e sto collaborando con il maestro Mario Mirenghi, che ho conosciuto da poco, quindi stiamo facendo una collaborazione con chitarre, perché io sono anche la chitarra, quindi facendo delle canzoni melodiche italiane anche in versioni napoletane, perché ovviamente i classici napoletani sono abbastanza belle, quindi anche questo fa parte del mio progetto, realizzare un progetto, una cosa di musiche italiane, cioè un repertorio di canzoni italiane, anche italiane, melodiche italiane, insomma. Conosciamo un po' di più Rita Tuzza. Che cos'è per te l'amicizia? Per me l'amicizia è una cosa bellissima. Io vivo con gli amici, perché anzi soffro se per esempio vanno gli occhi oppure si allontanano, perché ovviamente io ripongo in loro la mia fiducia, la mia, anche perché l'amico ti puoi confidare tutti i miei segreti, tutte le mie cose, quindi per me è bello, insomma, condividere con una persona tutte le mie cose, tutte le mie aspettative, tutte le mie idee, tutte le mie cose un po' pure, anche pure personali. E, ovviamente le amicizie possono essere pure una delusione, che in effetti tu riponi in un essere tutta te stessa, quindi riesci ad esternare tutta quella che hai dentro. Però bisogna anche ricevere, e quindi sperando che durino, perché io poi li soffrirei molto, perché sono così, sono passionale, mi piace. L'amicizia per me è una cosa, un legame che poi se si rompe è brutto, è tremendo, li soffrirei moltissimo. Qual è la tua più grande paura? Bella domanda. La mia grande paura è di poter un giorno, cioè, di andare, la mia paura è la morte, cioè quando non ci sarò più, e quindi questa è una mia paura tremenda. Poi la mia paura è di non riuscire a realizzare tutti i miei progetti, no? E di avere il timore e paura di non poterla fare, anche quando per esempio canto, oppure se non riesco a fare una cosa
come si deve, però c'è sempre quel timore, quel paura, quella paura di non poter, fare le cose. Rita, auguri. Grazie. E ti si ascolteremo volentieri stasera. Per me è un onore stare qui in questo meraviglioso Parco Vendel che mi ha ospitato e più tardi esibirò delle bellissime canzoni, delle bellissime melodie. Grazie cara. Grazie anche a te. Pensando sempre tu, ma dove mai sei tu?